Ragazzi, dove sto andando? Sto tornando a casa mia a Pompei. Ho fatto una volata di 24 ore a Siena per rivedere la mia sorellina e il mio nipotino che non vedevo dal metà agosto. Ho rivisto anche i miei, sono andato dal mio barbiere, ho salutato i miei amici e il mio socio e adesso torno a casa. Adesso farò un rewind e vi farò vedere com'è andata. Ma prima, se vi va, iscrivetevi al canale, schiacciate like se il video vi piace, supportate il canale. Arriverò, penso, alle 7 a Pompei e alle 7:03 dormirò perché, vedete, non ho gli occhi, non ho la faccia. Ci vediamo, non lo so quando. Buon video, ciao! Perché non dormo un cazzo dopo le partite? Allora, contestualizziamo un attimo. Sono le 8 e 5 del mattino, ci abbiamo una giornata abbondante, libera. E adesso parto, vado a Siena, faccio una sorpresa alla mia sorellina per pranzo e al mio nipotino. Poi voglio fare una sorpresa ai miei. Poi voglio beccare il mio socio, il mio amico Massi, per fare un po' di robe di lavoro. Se non lo faccio adesso, non lo faccio mai. Mia sorellina non la vedo veramente da metà agosto. Mele, pane, barretta. Così almeno non devo neanche fermarmi in autogrill e evito contatti con chiunque. Odio fare sta roba perché mi sembra veramente banale, ma sto andando a casa a Siena e vedrò mia sorella, mamma, babbo, il mio socio e amico Massi e forse anche Simone. Ovviamente io sono tamponato, ho fatto fare anche i miei, mia sorella anche, e mio amico uguale. Mi sembra veramente stupido dover dire queste cose nei video perché è ovvio che non vado a casa mia a far ammalare la mia famiglia. Non sono così stupido. Mi sento anche un po' un coglione a doverlo dire. Però sai, non si sa mai perché ormai sul web sono tutti lì in attesa che tu sbagli qualcosa o che tu non sia esattamente corretto e preciso per farti il culo. Quindi è tutto a posto, non mi cagate il cazzo. Pronto? Babbo? Ah, sei al lavoro a casa di Marghe? Ascolta, dove sei a pranzo? Perché va bene, no, era solo per sapere che mi serve un complice perché volevo fare una sorpresa, ma la farò a mamma e Marghe perché a te bisognava te lo dicessi. E va bene, io a luna sono a casa allora. Dai, dai, ci vediamo a pranzo. Grande, ciao babbo. Ciao ciao. Buongiorno. Mi fa 50 euro di gasolio per favore? Andate. Grazie, ciao. Buona giornata. Pisciatina, si riparte. Questo non me lo meritavo, sono partito da nemmeno 2 ore e c'è coda, ma coda vera, c'è coda che si scende di macchina. Non mi pare una buona idea, bomber. La gente è veramente fulminata dura. Mezz'ora e sono a casa. Arrivato. È un cane impazzito. Calma. La mia sorella. Saluta e spegni, saluta e spegni. Ora mi rilevo da coglioni fra poi. Capito? Era quanto era? Un anno? No, da metà agosto. Metà agosto. No, lei non la vedesti no. L'ultima volta. È vero, forse da luglio. Luglio. Oia, oia. Allora panini dal bar. Mamma! Mangio in mezzo. Buono. Delicatissimo. Marco, parlami della dieta. No! Parlami di come sta andando la dieta. No!
qualcuno però deve venire a guardare Filippo mentre io preparo la cena. La cena la preparo io. Ora non mi prende con la cacca. Pippo, ci fate della cacca? No. Non potrei presentare Pippo nel vlog, bisogna gravare. Piacere. Il mondo ancora non ti conosce, YouTube. Piacere, io sono Margherita, la sorellina. Allora, ora andiamo a casa mia nuova perché abbiamo fatto un sacco di lavori e Tommy è l'unico che non l'ha vista in corso d'opera. Non ho visto un cazzo. È praticamente è pronta, è abitabile. Il bagno non è esattamente ancora abitabile, ma la vista. Alza il dito. Più su, fai sì. Più su. Più su. Ferma, ferma lì. Ferma, immobile. Questa è la torre del Magno. Signore e signori. No, non è fretta. Allora, io devo andare dal mio amico Massi a fare business, ma vorrei salutare Meggo con la divisa. Facci vedere la divisa dal lavoro. Però si vede, sono belli. Vabbè, non ti sei nemmeno sporcato oggi. Allora, prossimo step di questa toccata e fuga a Siena è casa di Massi, del mio socio, amico, che dobbiamo pianificare, fare, disfare. Forse dobbiamo fare anche un po' di contenuti per un pantaloncino nuovo, se ci riusciamo. Massi non mi rispondeva perché stava cagando. Aprimi, sono in mezzo alla strada, what the fuck. Oh! Oh! Yeah! Sbaglio, ti stai godendo la vita, man? Seriamente, perché mi fai tenere il cappuccio? Io ti dico... Quindi dici di non far l'ora, di aspettare. Più che altro perché almeno stiamo più tranquilli. Mi cambia poco, eh. Andate su www.blasterfilm.com perché ve lo dice lui. Se ve lo dice lui sono cazzi. I pantaloncini sono usciti oggi. Il vlog uscirà tra un paio di giorni, quindi saranno già online. Già lo sapete. I pantaloncini che sono usciti oggi sono... Acapulco Gold... What the fuck? El Cido Vessel. Quanto cazzo è figo sto pantaloncino? Che la bomba. Mid South. Merda. Damn. Damn. Adesso secondo me è il momento di andare al campetto, perché siamo quasi a un orario in cui la luce è buona per fare due contenuti. Che dici? Scusa, fammi rivedere la faccia. Fammi vedere la faccia convinta. No. Fammi oh, cazzo. Fai qualche gesto. Vediamo la mia. Volevamo andare a fare contenuti, ma io ho bucato una gomma. La mia autovettura è lassù. Vengo a casa 10 ore e due le passo dal gommaio. Questo non ci voleva. Questo... Oggi ci sono io, cazzo. Interessantissimo. Tra l'altro pensavo, dato che io e Angelo siamo le vere star di questo vlog, dovremmo chiederti dei soldi, ragazzi. Ciao Angelo, sono un nuovo giocatore di Scafati. Presto ci conosceremo. Tecnologia, vecchio. Abbiamo ancora 20 minuti di luce. Proviamo a fare dei contenuti per zero. La vita ci ha riservato questo strago oggi. Bucatura della gomma. Il nostro migliore amico è diventato il gommaio. Bisogna produrre. Quindi già il piattone. Oh! Va bene. Saluta nel vlog, cazzo, ti conosco da 40 anni. Abbiamo portato a casa anche qualche contenuto. Torniamo a casa, questa giornata non è ancora finita. Ah no. Rifornimento di materiale. Andrò da mamma e babbo e a cena. Vediamo un po'. 7 kg di pasta. Poi le polpette di seitan. Pesto fatto a casa. Niente male. Ciao Pippo! Ciao Pippone. Animali e bambini. Mamma, puoi... Buon appetito! Già, incredibile, bellissimo!
tocco io e mangio. Pippo. È freddo Pippo. Buonanotte. Sono 9:30 in realtà, sono sfinito. Non puoi abbaiare tutto il giorno. Ti faccio vedere la tipica casa di un senese. Mamma non vuole che dice tutto di sogno, sto facendo vedere le bandiere, mamma. Stamattina il mio amico Massi Pella mi ha accompagnato all'autolavaggio perché iniziava a farmi schifo salire in macchina. Lavaggio dentro e fuori. Che vita! Adesso anch'io avrò una macchina pulita, piena di buchi ma pulita. Ti frego all'ultimo. Benny Blanco, latte marchiato, no grazie, bianco. Ultima tappa prima di ripartire è dare una sistemata a capelli e barba, perché a Pompei e Scafati siamo zona rossa e quindi non me li taglia nessuno, e invece il mio amico Picciu Barber di Siena è aperto e mi può sistemare questa cosa indecente che c'ho in testa. Il mio uomo è tornato, è tornato. È ritornato. Grazie, alla prossima. Benzina fatta, è il momento di ripartire per tornare a Pompei.